Il mondo delle cripto offre numerosissimi metodi per mettere a rendita i propri fondi, ma come sempre bisogna sapersi muovere, bisogna sapere quali piattaforme conviene utilizzare perché sono più sicure delle altre, bisogna sapere come utilizzare tali piattaforme e bisogna essere consapevoli soprattutto dei rischi ai quali ci si sta esponendo mettendo a rendita le proprie cripto. E da qui nasce il video di oggi, che vuole essere una sorta di corso completo sul come mettere con consapevolezza a rendita le proprie cripto, che andrà a toccare tutte queste tematiche: i metodi di rendita, il come tali metodi generano rendita, quindi qual è il modello che permette a queste rendite di esistere e se è sostenibile, come si fa a creare una sorta di portafoglio diversificato tra le diverse piattaforme di messa a rendita delle cripto al fine di minimizzare i rischi e quali sono questi rischi. Quindi l'obiettivo è che voi usciate da qui con una consapevolezza sul perché e se fa per voi mettere a rendita le cripto. Basta chiacchiere, perché anche oggi avremo tanto di cui parlare, quindi giriamo subito lo schermo perché vi ho preparato anche stavolta delle belle slide. Seguitemi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come al solito vi metto a disposizione queste slide che vi sto per mostrare per il download gratuito. Trovate il link giù in descrizione. Tutto quello che vi chiedo in cambio è un bel like e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, per essere sempre sul pezzo con tanti bellissimi contenuti sempre gratuiti. Come mettere a rendita le cripto, metodi, vantaggi e rischi. Questo è un super riassunto di quello che vedremo oggi. Cercherò di non dilungarmi troppo, ma comunque di non trascurare i concetti più importanti dandogli il tempo che meritano. Rendita versus hold. Quindi perché uno dovrebbe mettere a rendita le cripto? Vabbè, lo dice la parola stessa, per ottenere una rendita, quindi per non tenere ferme lì le nostre cripto, che di per sé non è che vanno a incrementarsi da sole. Certo, il prezzo può variare in base alla volatilità, ma se ho un bitcoin mi troverò sempre un bitcoin. Quindi se io le metto a rendita potrò incrementare la quantità di tali cripto nel tempo che io possiedo. Però c'è un però, anzi ci sono tanti però, ovvero innanzitutto incrementa il rischio. Perché? Perché io mi devo affidare ad alcune piattaforme che, come vedremo tra poco, non sono mai esenti da rischi. Si possono controllare, si possono ridurre i rischi, però non si possono mai annullare. Questo è fondamentale da capire. In alcuni casi non abbiamo più il controllo sui nostri fondi. Perché? Perché, come qualcuno di voi saprà già, come vedremo comunque tra poco, parte di queste piattaforme sono piattaforme centralizzate che permettono di ottenere una rendita prestando le proprie cripto o impegnandole in vari modi. In ogni caso, noi stiamo depositando le nostre cripto su una piattaforma terza e quindi vale il famoso not your keys, not your coins. Noi stiamo affidando a terzi il possesso e il controllo dei nostri fondi, quindi c'è una componente di fiducia. È necessaria consapevolezza, gestione attiva e ricerca. Non possiamo pensare di dire: bene, io voglio mettere a rendita le mie cripto, prendo la prima piattaforma di rendita che vedo, ce le deposito dentro e me ne dimentico. Assolutamente no. Occorre conoscere bene quello che si sta facendo, avere delle strategie di diversificazione del proprio portafoglio al fine di ridurre, ripeto, il rischio, e soprattutto bisogna sempre seguire l'andamento di tali piattaforme per essere pronti nel caso in cui dovesse poter succedere qualcosa di rischioso. Ci sono diversi metodi, ovviamente, di messa a rendita delle cripto di diversi gradi di difficoltà. Qualcuno è più abbordabile per tutti, qualcuno invece è riservato a pochi, e anche lì bisogna un po' rendersi conto di quanto siamo capaci di utilizzarne uno piuttosto che un altro e fermarci dove i nostri limiti ce lo impongono. Andiamo a vederli un po' tutti, facciamo una prima panoramica e poi ovviamente li andiamo a approfondire uno per uno. Opportunità e rischi, che vanno sempre a braccetto. Solitamente dove c'è più rendimento c'è più rischio. Questo vale anche per questi metodi di rendita, con alcune eccezioni, ovviamente alcune precisazioni da fare. Io in questo piccolo riquadro a sinistra vi ho messo in ordine crescente di rischio e di difficoltà le diverse opportunità che andremo a vedere oggi.
Come vedete, a partire dall'alto, che la freccia tende di più al verde, abbiamo la CeFi, le piattaforme di CeFi, quindi quelle piattaforme dove noi depositiamo, sono in mano a terzi, da lì CeFi che sta per Centralized Finance, come vedremo tra poco, depositiamo e dimentichiamo, nel senso noi lasciamo lì i nostri fondi, maturano interessi e poi quando vogliamo li preleviamo con gli interessi maturati. Ovviamente tra poco andiamo a vedere bene i rischi e tutti i come e se e quando e perché. CeFi speculativa, che differenza c'è con la DeFi? Lo vedremo meglio tra poco, ma in sostanza si tratta di utilizzare sempre le stesse piattaforme CeFi, ma con qualche accorgimento in più per andare a pompare, ove possibile, il rendimento ottenibile, però addossandosi qualche rischio in più, che è in particolare legato alla volatilità di alcune coin. A differenza del primo, che era un banale deposita e dimentica, in questo caso dobbiamo essere più attivi proprio per quella componente speculativa. Tra poco vediamo bene di che cosa si tratta. Poi abbiamo la DeFi, che invece a differenza della CeFi è decentralizzata, però è più complicata da utilizzare. Non c'è più il rischio legato alla centralizzazione, ma ci sono tutta un'altra serie di rischi dei quali si potrebbe parlare per 6 ore solo di questo, non esagero, però oggi cercherò di riassumervi in poco tempo. In sostanza con la DeFi devi sapere molto bene quello che stai facendo, perché ci sono una miriade di piattaforme esistenti e quindi non ci si può permettere l'ignoranza, pena la perdita di tutti i propri fondi. Anche in questo caso si può adottare un approccio del tipo deposita e dimentica, però ovviamente ci vuole comunque un po' di attività necessaria a seguirne gli sviluppi e gli aggiornamenti. Poi abbiamo la DeFi speculativa, come vi dicevo ci sono una varietà infinita di piattaforme di DeFi, dalle più tradizionali e semplici a quelle un po' più aggressive che permettono rendimenti più alti con dei rischi però legati anche in questo caso alla volatilità, alla detenzione di alcuni token e a dei procedimenti che vedremo tra poco. Anche in questo caso è come con la DeFi, l'impegno richiesto però richiede in più l'attività necessaria alla gestione della componente speculativa. Infine abbiamo delle operatività avanzate legate principalmente al trading o all'utilizzo di prodotti derivati, quali il cash and carry, che mira a sfruttare lo spread tra il mercato spot e il mercato futures, ne parliamo comunque tra poco, non spaventatevi di queste parolacce, lo staking con hedging, ne parliamo anche in questo caso tra poco, ma è uno staking un po' migliorato, finalizzato a ridurre i rischi, e altri metodi avanzati ovviamente solo per pro. Questa carrellata io ve l'ho fatta principalmente per darvi un'idea di cosa degli argomenti di cui parleremo tra poco, ma soprattutto per darvi una visione panoramica della varietà dei metodi e della varietà dei rischi associati. Perché? Come vedete dall'immagine sulla destra, che è una piramide, è fondamentale comprendere il concetto di piramidazione del rischio. La piramidazione del rischio è una procedura finalizzata a esporsi di più a quegli investimenti, quei metodi a minor rischio. Perché? Perché se ho tot capitale io non vorrò metterne la stragrande maggioranza allocata a un metodo ad alto rischio, perché se le cose vanno male e c'è maggior probabilità che succeda, io ho una perdita potenziale più grande, ok? Quindi rischio una grossa fetta del mio portafoglio. Se al contrario io vado a piramidare il rischio andando ad allocare la grossa fetta alla base della piramide, quindi a quella parte a minor rischio, e man mano che salgo sulla piramide vado a ridurre l'allocazione di capitale. Sulla punta, che è quella componente a maggior rischio, tendente quasi al gambling per capirci, estremizzando, io andrò ad allocare una minima parte. In questo modo io avrò tutta quella componente di potenziale profitto che potrebbe esplodere grazie all'attività speculativa, ma il rischio sarà estremamente contenuto esattamente alla punta della piramide. In questo modo vado anche a diversificare su vari strati all'interno della piramide tra la base e la punta e riesco a ottenere una distribuzione del rischio sensata e omogenea. Questo è fondamentale da capire. Rischio maggiore, punta della piramide, rischio minore, base della piramide. E nel caso della rendita, ad esempio, ciò che il metodo a minor rischio, base della piramide, ci
rende nel tempo, quella rendita lì possiamo andarla a destinare agli strati più alti, ad allocare di volta in volta agli strati più alti, che ne so, dopo un anno ho guadagnato X, lo vado ad allocare a un metodo più speculativo, in questo modo riduco la perdita a quella parte lì che ho guadagnato, quindi non intacco neanche il mio investimento iniziale e vado a espormi a un potenziale guadagno più alto. Spero di essere stato chiaro. Adesso iniziamo la carrellata di metodi partendo dal più semplice, ovvero la CeFi. CeFi sta per Centralized Finance, ovvero finanza centralizzata. Si oppone alla sua diametralmente opposta DeFi, che invece è decentralizzata. Sostanzialmente sono servizi finanziari che sono erogati attraverso appunto piattaforme centralizzate, quindi di proprietà di aziende. Principalmente si tratta delle cosiddette piattaforme di lending, ovvero erogano un prestito. A chi vanno a erogare questo prestito per riuscire a garantire questo rendimento, a chi invece va a prestare la liquidità depositandola sulla piattaforma? I clienti sono di due tipi, i retail e gli istituzionali. I retail, come posso essere io o potete essere voi, possono accedere alla piattaforma in questione e chiedere un prestito collateralizzato. Cosa significa? Significa che io posso depositare ad esempio un bitcoin come garanzia, prendere un prestito in liquidità, in euro, in dollari, in stablecoin, pari ad esempio a metà del prezzo, del valore del mio bitcoin, del mio collaterale. Perché metà? Perché ovviamente in questo modo io non rischierò di venire liquidato alla prima oscillazione del prezzo di bitcoin. Quindi i retail devono per forza depositare collaterale perché sono clienti ovviamente a più alto rischio. Voi prestereste mai a qualcuno come voi che non conoscete del denaro senza nessuna garanzia? Non credo proprio. Al contrario, gli istituzionali possono permettersi di utilizzare queste piattaforme richiedendo un prestito non collateralizzato. Perché? Perché comunque sono aziende note nel settore e pertanto hanno una sorta di via preferenziale nei confronti della piattaforma di lending che gli fornisce liquidità anche senza chiedere una garanzia. Ovviamente questi istituzionali avranno dei contratti specifici di una durata specifica e con dei tassi di interesse decisamente più alti di quelli che pagano i retail. Qualcuno di solito si chiede: ma se io su Celsius, Nexo, quella che è, io posso chiedere un prestito con un tasso di interesse bassissimo, come fanno a dare quell'interesse invece così alto a chi deposita liquidità? La risposta è questa: perché i prestiti a retail sono una piccola parte in realtà del business delle piattaforme di lending. Loro con la liquidità fanno ben altre cose. I tassi di interesse in questione quindi vengono generati assieme all'utile della piattaforma, perché ci deve guadagnare anche lei, grazie quindi ai prestiti, come abbiamo detto poco fa, e a servizi accessori. Alcune di queste piattaforme infatti implementano dei metodi di pagamento interni, come Celsius che ha SellPay, alcuni implementano un exchange come Nexo dal quale possono guadagnare le fee, altri come ad esempio BlockFi stanno creando dei loro trust, i loro fondi, come è Grayscale, attraverso il quale, tramite la vendita di azioni di tale fondo di investimento, ad esempio su Bitcoin, possono ottenere un ulteriore guadagno. Quindi hanno diversi flussi di entrate che gli permettono comunque una certa sicurezza e costanza delle medesime. Grazie a queste loro possono pagare l'interesse ai loro clienti. C'è un'assicurazione di solito sui depositi, però bisogna fare attenzione perché molti pensano che essendoci questa assicurazione uno è tutelato. Assolutamente no, perché queste assicurazioni tutelano sui depositi, quindi se i fondi rimangono fermi e rimangono depositati lì sono tutelati, ma ovviamente il business di queste piattaforme è prestare. Quindi se loro fanno un prestito a un loro cliente e questo prestito non viene mai restituito perché il cliente va in bancarotta, quel prestito rimane scoperto e c'è un rischio di insolvenza della piattaforma stessa. Questo è il vero rischio. Attenzione.
Quali sono le piattaforme CeFi? Allora, qui ve ne ho analizzate alcune, ve ne ho mostrate alcune che sono tra quelle un po' più conosciute, cioè BlockFi, LEDN, Binance, Celsius, Nexo e Crypto.com. Non sono le uniche, ce ne sono tante altre. Infatti ho creato una slide, la prossima, dove andiamo a vedere quale scegliere e come sceglierla. Le loro caratteristiche sono un rendimento medio del 10% circa, chi più chi meno, sulle stablecoin, che solitamente danno un rendimento maggiore perché sono appunto liquidità e sono ciò che viene chiesto di più da chi prende prestiti, e all'incirca del 5% su Bitcoin. Abbiamo il rischio di controparte che vi dicevo all'inizio: not your keys, not your coin. Noi stiamo depositando le nostre cripto affidandole a queste aziende. È necessario KYC, è una verifica d'identità con tanto di documento, perché di fatto per essere complianti con le normative vigenti, le aziende che offrono questi servizi devono profilare i loro clienti per motivi di antiriciclaggio e simili. Alcune di queste piattaforme supportano anche la valuta fiat, ad esempio su Nexo si può depositare euro e questo per qualcuno è molto più comodo. Come si fa a mitigare il rischio? Diversificando. Perché? Perché anche se ci sono tante piattaforme, tra queste scegliamo, come vedremo tra poco, quelle più affidabili, comunque il rischio esiste e quindi è una buona norma diversificare il proprio capitale su diverse piattaforme. In questo modo non ci esponiamo al potenziale fallimento di una sola con tutto il nostro capitale, ma alla peggio perderemo appunto una parte del capitale totale nel caso di fallimento di una di queste piattaforme. Il concetto di diversificazione, tra l'altro, è a costo basso, perché solitamente queste piattaforme qui non hanno particolari commissioni sui prelievi, sui depositi e sulle operazioni. Come si fa a scegliere quali utilizzare? Come dicevamo poco fa, non è possibile azzerare il rischio e quindi bisogna puntare a mitigarlo. Mitigarlo, come abbiamo appena detto, vuol dire diversificare su diverse piattaforme selezionate accuratamente, perché ce n'è veramente una quintalata, in base ad alcuni criteri. Questi criteri non devono essere il rendimento più alto, banalmente, perché altrimenti si va a finire sulle piattaforme che attirano con queste esche dei rendimenti troppo alti, e poi c'è un maggior rischio di scam se il loro business model non è solido. Una cosa che si può fare, l'unica cosa che si può fare, perché purtroppo, ripeto, non c'è certezza sullo zero rischio, è analizzare la trasparenza della piattaforma. Che cosa vuol dire? Andate a cercare, quando vedete una piattaforma di lending, ad esempio, i dati sull'azienda, i dati sul team, i dati sul loro CEO. Sono facili da trovare, sono nascosti o peggio ancora non ci sono? Questo è un chiaro messaggio sulla trasparenza della stessa. La sede dov'è? Negli Stati Uniti, a Londra o in qualche paese nascosto dell'Est Europa, Cipro, in qualche posto con legislazioni poco chiare e soprattutto alle quali non ci si potrà mai appellare nel caso in cui qualcosa vada storto? Anche questo è un segno molto importante. Business model, ovvero la piattaforma ci dice qualcosa su come ottiene il rendimento e la liquidità, o rimane generico dicendo dei numeri poco chiari e poco giustificati? Se troviamo un business model concreto che ci dice chi sono i clienti, come funzionano, magari qualche dato in più dai soliti appunto numeri a caso, è un ottimo segno. E ad esempio le statistiche sui prestiti. Dappertutto trovate, abbiamo tot clienti, grafici che salgono, sono sempre di più e tutto quanto, però non si sa ad esempio trimestralmente quanti prestiti sono stati fatti, quanto hanno reso, a chi sono stati fatti. Sono poche le piattaforme e le aziende che vanno a fornire queste tipologie di dati. Questo è un grosso segno di trasparenza o di mancanza di trasparenza. Sulle statistiche sui prestiti in particolare ci potrebbe interessare la rischiosità dei prestiti stessi. È un dato che in pochi, per non dire nessuno, forniscono, però sapere a chi finiscono i fondi esattamente sarebbe sicuramente il massimo dal punto di vista della trasparenza. Io mi auguro che grazie alla grossa competizione, alla forte competizione che si sta creando in questo settore, ci sarà un po' una gara chi è più trasparente per guadagnarsi la fiducia dei clienti, perché di fatto è una componente, a mio parere, fondamentale.
Inoltre, alcune di queste piattaforme fanno degli audit periodici esterni sui fondi depositati, quindi delle accounting firm, delle aziende esterne deputate proprio al fare questi controlli, ogni tot dicono: bene, abbiamo trovato tot fondi sui conti, sono, tutto torna, tutto corrisponde e tutto è chiaro, ok? Quindi questi sono tutti segni del fatto che la piattaforma è più affidabile. Poi, rimanendo in tema CeFi, abbiamo la CeFi speculativa, ovvero che differenza c'è? La differenza è semplice: prendiamo la CeFi come l'abbiamo vista finora, le piattaforme sono le stesse, ma andiamo a utilizzare qualche trucchetto per aumentare il rendimento. Qual è questo trucchetto? Allora, detenere, ad esempio, cioè richiedere il rendimento nel token delle piattaforme, ad esempio Celsius col token CEL, Nexo col token Nexo e così via. Ci sono dei modi per andare a incrementare il rendimento ottenuto senza intaccare l'investimento iniziale. Non sto dicendo, attenzione, di convertire parte dell'investimento nel token, sto solo dicendo: io deposito i miei USDT, Bitcoin, quello che è, ottengo il rendimento in token. In questo modo il rendimento è più alto. Punto a massimizzarlo, quindi, a scapito della stabilità. Perché? Perché il token è volatile. Io, se lo holdo, mi addosso il rischio di volatilità, però solo sul rendimento. Ed è questa la grossa differenza. L'investimento iniziale non me lo tocca nessuno, il rendimento va a scalare un po' la piramide nel discorso che facevamo all'inizio, ok? Noi partiamo, ad esempio, tornando appunto alla nostra piramide, partiamo con la base, il livello 5, depositiamo stablecoin sulla CeFi sicura, diversificate tutto quanto, il rendimento lo otteniamo in una coin volatile e andiamo un po' su di gradino, quindi andiamo a incrementare il rischio ma senza andare a compromettere l'investimento iniziale. Un'altra cosa che si può fare è la rendita trasformarla in altre cripto volatili. Ad esempio, se io ho depositato USDT stablecoin per ottenere una rendita, ma io voglio investire anche, dico una coin a caso, in BNB, Ethereum, Cardano addirittura, qualsiasi, allora posso andarla a cambiare mensilmente, trimestralmente, la rendita in quella coin lì. Quindi mi assumo di nuovo il rischio di volatilità, incremento il mio investimento senza però toccare l'investimento liquido che ho messo a rendita. Questo richiede, come avrete capito, un'attività periodica di conversione e gestione, perché ogni mese, ogni trimestre, quello che è, devo mettermi lì e fare queste operazioni di cambio. Poi, conviene o non conviene ottenere la rendita nel token? Anche se banalmente io voglio riconvertire, ad esempio, la mia rendita sulle stablecoin sempre in stablecoin, cioè non voglio espormi alla parte speculativa, conviene oppure no? Facciamo un esempio pratico. Questo esempio l'ho preso da Celsius Network, che se si ottiene la rendita in token CEL paga il 13,3% annualizzato, altrimenti il 10,5%. C'è un 26% di differenza se veniamo pagati in token CEL, il che vuol dire che se veniamo pagati in CEL e CEL fa almeno 26% circa, allora io andrò in break even, andrò in pari. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io detengo la rendita così banalmente che mi viene data in token CEL, io otterrei la stessa rendita che avrei ottenuto con USDC senza CEL se CEL fa almeno 26%, ok? All'incirca. Cosa può voler dire oltre a questo? Beh, può voler dire che io, oltre al semplice detenere il token, che è la cosa più ignorante, tra virgolette, che si possa fare, se uno se ne frega e vuol fare il meno possibile, si può cambiare ogni mese, di nuovo, ogni trimestre, ogni semestre, il CEL in altri USDC da rimettere a rendita, ok? Come si fa? Beh, si preleva, si deposita su un exchange, ad esempio Celsius, il token CEL è scambiato su FTX con una fee molto bassa, si va a fare il cambio e si ridepositano gli USDC sul nostro Celsius Network. Questo non è che dobbiamo sceglierlo a caso, dovrebbe dipendere dalla nostra asset allocation. Se noi non cerchiamo l'esposizione al token,
Non ha senso andare ad azzardare di detenere il token solo per fare la scommessina, ok? Perché rimane quello, rimane una piccola scommessa. Andiamo molto su nella piramide. Se noi invece vogliamo investire nel token stesso, allora ha senso. Altrimenti, tanto vale ricevere la rendita in token, che è molto più alta del normale, e ogni tanto andarlo a convertire e ridepositare la nostra liquidità. Sicuramente questa è la cosa ottimale. Anche ogni mese, ogni bimestre, ogni trimestre, insomma, dipende un po' da quanto si riesce a ottenere in termini di rendimento. Poi andiamo avanti e abbiamo la nostra finanza decentralizzata, che appunto non è centralizzata, non ha più l'azienda come intermediario, ma è su smart contract, che può essere sulla blockchain Ethereum, ma non solo, perché ultimamente sapete bene che la DeFi si trova anche su altre blockchain alternative come la Binance Smart Chain, come Solana, come i Layer 2 di Ethereum, tante altre. Ci sono differenti servizi che sono erogati, finanziari, servizi finanziari erogati su blockchain, come il lending, i prestiti, i pool di liquidità exchange decentralizzati, ovvero da una parte ci sono i trader che scambiano la coin A con la coin B e dall'altra parte c'è chi dà liquidità di queste due coin che riceve le trading fee dei trader. Asset management, ovvero delle piattaforme che vanno a gestire i fondi degli investitori. Io sono un investitore in DeFi, non ho voglia di andarmi a cercare le varie piattaforme, mettere un po' qui, un po' lì, capire come funzionano. Io voglio semplicemente depositare e ottenere una rendita che sia la più alta e più sicura possibile. Ecco, ci sono piattaforme che fanno questo, quelle di asset management. E infine abbiamo il famosissimo e famigerato yield farming, che si va a sovrapporre a tutti gli altri modelli, perché lo yield farming altro non è che un incentivo che una specifica piattaforma, ormai tutte, fa per attirare liquidità. Se tu depositi liquidità sulla mia piattaforma, oltre al rendimento che è dato dal mio modello di business di funzionamento, ti regalo un po' dei miei token un po' alla volta per ringraziarti, sì, della liquidità che tu hai depositato. E questo è una fonte ulteriore di guadagno per l'investitore, per colui che vuole mettere a rendita le sue cripto. I modelli di rendimento sono molto variabili a seconda della piattaforma, perché come abbiamo visto ci sono tantissime tipologie di servizi, non sono neanche tutti. Parlare di DeFi da solo ci vorrebbero veramente 10 ore per approfondire tutte le tipologie di piattaforme dalla A alla Z, ma non è neanche questa la sede necessaria, altrimenti vi terrei qui fino a domani. L'importante è che per funzionare bene una piattaforma deve avere un doppio incentivo: da un lato verso l'utilizzatore, che deve dire io trader, io voglio il prestito, io voglio un servizio, scelgo questa piattaforma e non un'altra per qualche motivo, e dall'altra parte il liquidity provider, che deve essere incentivato da sufficienti ricompense e da sufficiente competitività di quella piattaforma, appunto in termini di ricompense, per andare a dare la sua liquidità lì e non altrove. E quindi laddove questo doppio incentivo sta in piedi e funziona, abbiamo una piattaforma efficace. Vediamo alcuni esempi. Io vi ho riportato alcuni esempi tra le più conosciute, non sono ovviamente le uniche. Vi ho mostrato qua OneInch, SushiSwap, Curve, Uniswap e PancakeSwap, giusto per parlare anche un po' di Binance Smart Chain. Sono solo una piccola parte e non voglio dire che gli altri non sono sicuri, perché qua ce n'è veramente tante di piattaforme. Potremmo andare avanti fino a domani. Il rendimento è molto molto variabile. Andiamo dal 20 al 60% all'incirca di APY su stablecoin, incluso anche il farming, attenzione, e addirittura più del 100%, anche a numeri pazzeschi, su altre coin o pool volatili. Non c'è più il rischio di controparte, abbiamo detto, perché non c'è più l'azienda in mezzo, quindi non è che dobbiamo preoccuparci se l'azienda è insolvente oppure no. Però di contro ci dobbiamo preoccupare di ben altro, ovvero dei bug o degli exploit degli smart contract. Se qualcuno, qualche hacker, trova del codice scritto male e trova un metodo per andare a sottrarre liquidità dallo smart contract, tanti saluti, nessuno lo beccherà mai e soprattutto la piattaforma e i suoi clienti ne risentono. Poi c'è il concetto di impermanent loss sui pool di liquidità, solo sui pool di liquidità, quindi sul lending, esempio Compound, Aave, eccetera, non si parla di impermanent loss, scusate, ma sui pool di liquidità, Uniswap, SushiSwap, eccetera, assolutamente sì. In sostanza,
È un'ulteriore perdita leggera che si va a incrementare laddove la coppia delle due coin nelle quali io vado a mettere liquidità come liquidity provider va a divergere. Esempio, vado a dar liquidità su PancakeSwap sulla coppia CakeBNB. Cake pompa tantissimo rispetto a BNB, io avrò un impermanent loss marcata. Cake rimane al pari di BNB, io non avrò impermanent loss. Cake dumpa rispetto a BNB, io avrò un impermanent loss marcata, ok? Ci sono dei simulatori anche su CoinGecko e su CoinMarketCap che vi vanno a calcolare, a stimare l'impermanent loss. Poi abbiamo il rischio della componibilità. Se noi usiamo una piattaforma di DeFi che a sua volta si integra con altre, cosa che ormai succede su tutte, allora il rischio complessivo è dato un po' dalla somma dei rischi delle due piattaforme. Se io uso Yearn Finance, facciamo l'esempio su Binance Smart Chain che sono più conosciute, se io uso AutoFarm che a sua volta si appoggia a PancakeSwap, io mi sto addossando i rischi sia di PancakeSwap che di AutoFarm, perché di fatto sto interagendo con due categorie di smart contract appartenenti a queste due piattaforme. Si chiama rischio di componibilità. Il rendimento poi spesso è dipendente dallo yield farming, quindi di seconda battuta dal prezzo del token. Esempio ancora, PancakeSwap. Il grosso del rendimento che ottengo lo ottengo in Cake quando metto in staking il mio token da liquidity provider. Vi ho fatto il video dove spiego dalla A alla Z come si fa, se vi interessa ve lo lascio qui, quindi non ne parliamo oggi, lo do per assodato. E quindi se Cake dumpa, immaginatevi questo, il rendimento da yield farming dumpa insieme a Cake. E questo è importante da capire. Quindi il rendimento da yield farming è volatile, cambia ogni giorno, cambia ogni minuto. Non pensate che quell'APY che vedete lì oggi sarà lo stesso tra una settimana e sarà l'effettivo guadagno che avrete in un anno. Attenzione che è importante. Quindi una delle strategie principali per usare la DeFi senza componente speculativa, che poi è quella che vedremo invece tra poco, è il vendere periodicamente il token farmato. Io farmo Cake in continuazione, ogni settimana faccio harvest, me lo intasco, lo vendo e lo vado a immettere nella liquidità nel pool. In questo modo non mi espongo a Cake, perché altrimenti c'è la componente di SDeFi, ovvero DeFi speculativa, che prevede al contrario la detenzione dei token farmati e volatili per definizione, oppure la conversione di questi token in altre cripto sempre volatili. Se nel caso precedente noi ogni settimana vendevamo Cake per riportare liquidità al pool, ad esempio di stablecoin, se vogliamo il caso più tra virgolette sicuro possibile, in questo caso noi stablecoin farmiamo Cake, ci teniamo Cake per esporci alla sua volatilità e aumentare il potenziale rendimento a rischio anche di ridurlo, ma senza intaccare l'investimento iniziale, oppure convertiamo questi Cake ad esempio in BNB, in Ethereum, in Cardano, in qualsiasi cosa per esporci a quella coin lì. Poi, spesso e volentieri, sulle piattaforme DeFi, come ad esempio PancakeSwap, si può mettere in staking anche i cake stessi, anche quindi le coin farmate. In questo caso incremento ancora di più i cosiddetti APY, i rendimenti. Infine, c'è la strategia che si chiama High Rotation, che ovviamente è utilizzabile soltanto su quelle blockchain dove i costi di gas fee sono bassi, come la Binance Smart Chain, e sostanzialmente prevede l'inseguimento degli APY più alti, sempre rimanendo ovviamente su piattaforme sicure, ma spostandomi senza particolari paranoie da una piattaforma all'altra. Ovviamente, come in questo caso, come nel caso della CeFi, anche nel caso della DeFi, l'operatività speculativa, questa qui, prevede molta più attività e molto più impegno di quella standard, che è un semplice io do liquidità, ogni tanto vendo il token farmato e basta. E non penso ad altro. Qui invece penso a prendere il token farmato, eventualmente metterlo in staking, cambiarlo in altre cripto, spostarmi da una piattaforma all'altra per seguire gli APY, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le differenze tra l'operatività normale e quella speculativa. Da un lato minimizzo l'impegno, il rischio e la volatilità, dall'altro minimizzo comunque il rischio sull'investimento iniziale e massimizzo il potenziale
rendimento e la volatilità sul rendimento stesso dell'investimento iniziale. Poi abbiamo lo staking, questa è un'aggiunta fresca fresca perché molti di voi me l'hanno chiesto. Vale la pena fare staking oppure no? La risposta è semplice, vale la pena se io voglio investire nella coin che sto mettendo in staking, altrimenti no. Perché? Perché l'esposizione alla volatilità della coin è molto molto dominante rispetto al rendimento dello staking. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non è che devo acquistare Polkadot, ad esempio, solo perché dà un bel rendimento in staking, che magari è il 15-20% o quello che è. Perché comunque Polkadot aumenta e scende di prezzo, ok? Si spera di no, ma può aumentare, può scendere. E quindi quel 20% annuo, se poi Polkadot mi fa un meno 50 o un per 2, viene completamente oscurato da questa cosa. Quindi sostanzialmente, se io voglio investire in Polkadot e detenerlo in portafoglio tutta la vita, sì, lo staking, perché di fatto mi va a incrementare i DOT che ho in portafoglio. Se al contrario io non avevo intenzione di investire in Polkadot, non ha senso comprarlo solo per fare staking. Altrimenti c'è un'altra opportunità che si chiama hedged staking, ovvero io compro Polkadot, ad esempio, compro 100 DOT, li metto in staking al 15% l'anno e di contro vado a fare uno short di pari entità per andare a bilanciare la volatilità della coin. Se DOT sale, lo short perde e la posizione di acquisto guadagna. Se DOT scende, lo short guadagna e la posizione in acquisto perde. Quindi io in sostanza sono sempre neutrale alle fluttuazioni di mercato, però nel mentre io macino la mia percentuale di staking. Immaginatevelo ad esempio con Cake, che rende un 100% annualizzato. È possibile aprire una posizione short e nel frattempo andare a detenere Cake e a metterlo in staking. Il contro qual è? Ovviamente che bisogna usare un future a scadenza, perché altrimenti c'è la possibilità di incorrere nel funding e va calcolato. Se non sapete di cosa sto parlando, lasciate perdere, approfondite e poi provate a capire come si fa. E poi c'è un opportunity cost, si chiama, ovvero io se ad esempio voglio 100 cake in staking e 100 cake short, per ottenere la posizione neutrale mi serve il doppio di cake. Per ridurre l'opportunity cost posso usare una leva, ma in quel caso lì introduco altri rischi. Ripeto, queste sono operatività per pro, quindi vanno fatte se si capisce appieno che cosa si sta facendo, altrimenti no. Per lo staking puro invece, ripeto, ha senso solo se voglio investire nella coin. Infine abbiamo il cash and carry, un'altra operatività destinata a ottenere una neutralità al mercato e andare a guadagnare da una sorta di arbitraggio tra il prezzo di Bitcoin spot, ad esempio, quindi il prezzo di Bitcoin, e il valore di un future di Bitcoin a scadenza lontana, che solitamente è più alto. Se io acquisto spot e vado a shortare il future a scadenza lontana fino alla sua maturazione, detengo entrambe le posizioni fino a maturazione, allora incasserò il netto dello spread, se lo spread è positivo, altrimenti non ha senso questa operatività. Anche questa cosa, mi raccomando, va fatta solo se la si capisce appieno, al 100%, rischi compresi. Utilizzo, se voglio, posso utilizzare il collaterale spot per aprire la posizione short. Alcuni exchange me lo permettono, alcuni exchange hanno i cosiddetti future inverse, che usano Bitcoin come collaterale per aprire la posizione, lì è perfetto. Compro un Bitcoin, lo sposto come collaterale, apro una posizione short di un Bitcoin sul future a scadenza più lontana, aspetto, a scadenza del future ho incassato lo spread. Attenzione, perché ci sono dei rischi di estrema volatilità che magari liquidano la posizione, sono rischi molto remoti, ma ci sono. E soprattutto bisogna comprendere bene le fee che si sta pagando, perché alcuni exchange, ad esempio, per collateralizzare con Bitcoin applicano una fee ulteriore. Insomma, non si può liquidare in due parole questo argomento e quindi oggi ve lo introduco e basta, ma il mio messaggio è: non andate a fiondarvi a farlo, andate ad approfondirlo se vi interessa.
diversa. Studiateci sopra e capitelo. E poi, semmai, fatelo. Ma mi raccomando, prima rifletteteci, studiate e capite come funziona. Questo è combinabile addirittura con il cosiddetto hedged staking che abbiamo visto prima, ovvero staking di una coin, short sul future a scadenza lontana, sono neutrale, guadagno dallo staking e guadagno dallo spread future spot. Bene, vi ho fritto abbastanza il cervello con queste due ultime slide, quindi io direi che posso terminare qui. Vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando, se avete qualsiasi domanda fatela qua nei commenti, così io vi rispondo e la mia risposta può essere utile anche per gli altri. È sempre un'idea finalizzata alla condivisione. Se avete altre richieste su altri piccoli corsi come questo che vorreste vedere gratuiti sul mio canale, anche in questo caso fatelo nei commenti. E che dire, state sempre sul pezzo.